Alla realizzazione di Iride parteciperanno più di 50 aziende italiane, una sorta di all-star team nazionale. Ebbene, quattro di queste realtà si sono messe insieme in Osiride, un consorzio che svilupperà il programma e le sue applicazioni terrestri a beneficio di tutti noi. Abbiamo incontrato una di queste realtà, la pugliese Exprivia, al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Exprivia è la capofila di un gruppo di società che si occupano di information technology. Sono circa 2.000 persone, fra informatici, ingegneri, fisici, matematici, di cui circa 300 lavorano nelle società controllate all'estero. Exprivia nell'aerospazio si occupa di osservazione della Terra e in particolare in Iride si occupa della piattaforma che raccoglie i dati dai 36 satelliti della costellazione, li archivia, li elabora, li rende fruibili alla comunità degli utenti. Nel fare questo, Exprivia è responsabile di questa infrastruttura e si avvale della collaborazione degli altri membri del Consorzio Osiride e anche di altre industrie italiane del settore. Iride è nella fase realizzativa, quindi si stanno costruendo i satelliti che verranno poi lanciati, si stanno costruendo le soluzioni informatiche per poi utilizzare i dati, renderli disponibili e i servizi con cui i dati verranno forniti alla pubblica amministrazione, al mercato commerciale per temi di monitoraggio del territorio, analisi di fenomeni ambientali e quanto è possibile fare con questi dati. Quindi Exprivia e il consorzio Osiride sta partecipando attivamente alla fase di realizzazione e ci candidiamo ovviamente anche alla fase poi di utilizzo, che è la fase successiva alla realizzazione, alla fase di elaborazione dei dati, di resa dei servizi agli utenti, anche guardando al mercato estero, anche guardando alle possibilità che altri paesi possano usufruire dell'esperienza di Iride, copiandone il modello e utilizzandolo per i loro scopi.